Tra gli edifici distrutti, i pochi residenti rimasti a Rubižnie cercano riparo e conforto mentre le bombe non smettono di cadere su questa città dell'Ucraina orientale. Sono una dozzina i residenti che ancora vivono qui e sono per lo più anziani. La nostra patria è qui, dice quest'uomo, non saprei dove andare e poi di cosa dovrei avere paura? Non si può morire due volte. Ludmilla vive in questo sotterraneo dal 15 marzo insieme alla madre Nina. Non poteva lasciarla sola. Ci spiega che lei, come altre persone, non aveva un posto dove andare in Ucraina e quindi è rimasta qui in città. Mia mamma compirà 90 anni ad agosto, non posso portarla via in macchina da sola, è tutto molto complicato. Anche a Kharkiv le famiglie rimaste cercano di ripararsi dai bombardamenti dei russi. Le loro abitazioni ora sono un cumulo di macerie. In questi rifugi improvvisati hanno allestito dei dormitori in condizioni disperate. A casa di mia nonna abbiamo visto elicotteri esplodere, erano quelli dei russi, sono stati colpiti dai militari ucraini. Poi però sono arrivati altri aerei e raid. Non potevamo più stare a casa, troppo rischioso. Così abbiamo deciso che sarebbe stato più sicuro abitare nei sotterranei della metropolitana. Ci sono circa 700 persone nel rifugio antiaereo, per lo più sono persone che non vogliono lasciare la città, dice questa volontaria. Molti si considerano fortunati perché sono qui e sono ancora vivi. Restano qui fino alla fine. Secondo le ONG internazionali, la maggior parte di chi non è fuggito ha bisogno di tutto, cibo, acqua, medicinali. Li hanno chiamati gli anziani della guerra.